figlio omologato, controllato. Potrei stare a guardarla per ore ed ore senza preoccuparmi dello sgabello. Con lo sgabello nero lucido di un bar, con i feltrini intrisi di cappuccini, chi me lo sta lanciando è proprio quello là. Ma me ne accorgo e con un balzo mi sposto ben qua. La femmina straniera un po' diversa cambia l'approccio, anche un po' la testa. Le bacio la mano, le offro un prosecchino senza preoccuparmi del cosa cenere. Cosa cenere di vetro di Murano, con dentro i mozziconi è fatto a mano. È proprio quello là, ma me ne accorgo e con un balzo mi sposto ben qua. Poi nel traffico del centro tra le turiste e la mia mano non resiste. Il discorso è troppo affollato, mi è scappato, non mi preoccupo. Che me lo sta dando proprio quello là, ma me ne accorgo che con un balzo mi sposto in cuore. Praticamente è arrivata la parola butei. Allora, butei è una forma dialettale del nostro gergo popolare, che significa insieme ragazzi. Ragazzi, esatto, insieme di ragazzi. Plurale di ragazzi. E se è un ragazzo solo? Butei. Grazie. Questa è la grammatica. Grazie mille. Butei. No, io sono un Butel. Sei un Butel, esatto. E voi due insieme siete. Noi siamo Butel. Dei Butel. Ciao Butel. Ciao Butel, bravo. Anzi, fai così, guarda. Mi chiudi con la mano l'obiettivo. Così, così. Ciao Butel.